finalmente la Coppa è a casa. Finalmente la Coppa è a casa nostra. Abbiamo organizzato 14 edizioni di questa Memorial e ci abbiamo comunque sempre messo passione, impegno come organizzazione intendo, perché vogliamo onorare sempre al meglio la memoria di Adrio Giacomini. Va detto che in alcune occasioni abbiamo partecipato con nostre squadre alle Final Four. Non era stata mai vinta questa Coppa, in questa edizione finalmente sì. Questa è una squadra, la Medea di quest'anno, veramente forte, capace. E ho avuto già modo di ringraziarli, lo faccio ancora, estendendo il ringraziamento anche agli allenatori, perché hanno interpretato una Final Four, una fase finale di Coppa, ma lo stesso discorso vale per il campionato, in maniera eccezionale. Spesso io dico, senza voler essere presuntuoso, però quando c'è, le squadre si comportano così, è un piacere anche per la società, perché vede gli sforzi che uno fa quotidianamente concretizzarsi in qualcosa di costruttivo, di importante. Uno sguardo al campionato che vi vede fin qui imbattuti con 28 risultati, compresa anche la Coppa Marche. Manca ancora un piccolo passo per festeggiare la prima storica promozione della società. Scaramanticamente, che non aggiungiamo altro, lasciamo a te un piccolo sguardo insieme su quella che è stata fin qui la stagione della Medea. Il campionato possiamo dire che bene, nel senso che abbiamo fatto sempre risultati positivi, e sì, la matematica ancora non ci dice che il campionato per noi finisce con la promozione. Mancano ancora 4 partite da giocare e un punto da fare, quindi aspettiamo per la prossima giornata di campionato per fare bene. Leonardo Scuffia, best scorer di questa finalissima, un tuo commento a caldo dopo un lungo inseguimento per tutta la società e per voi, finalmente la Coppa è a casa. Sì, l'anno scorso purtroppo eravamo usciti in semifinale con Colle Marino, quest'anno non voglio dire che era scontato, ma avevamo il pronostico dalla nostra parte, e l'importante adesso è stato vincere questo, e adesso pensiamo a sabato prossimo, un punto e siamo in B2 e speriamo che quest'anno la società la faccia la B2.